Facciamo mescolare un mazzo di carte a uno spettatore. Ora noi andremo a prendere tre premonizioni. Prenderemo la prima. Mi metto pure con una telecamera diversa così potete vedere quello che sto facendo. Prenderò una seconda e prenderò una terza premonizione. Eccola qua. Fatto questo, passano le nostre tre premonizioni. Inviterò uno spettatore a darmi lo stop mentre scorro delle carte, tipo quando lui vuole mi dà uno stop. Mettiamo caso, non lo so, me lo può dare qua, stop, immaginiamo qua, spingiamo avanti la carta e la portiamo indietro e la tiriamo fuori dal mazzo. Ora, prima di capire che carta lo spettatore abbia scelto, io voglio dire tre premonizioni, ossia una mi dirà esattamente il colore della carta selezionata, una mi dirà il seme e l'altra mi dirà il valore. Così semplice. Chiediamo allo spettatore di girare la sua carta, un jack di fiori. Ebbene, noi gireremo le nostre tre premonizioni, non potranno altro che essere gli altri tre jack. Una routine di Aldo Colombini, molto semplice, impromptu, di quelle che, raga, io torno sempre a dire, quando non abbiamo niente che fa e all'improvviso ci viene chiesto un gioco, questa può stare, questa è una routine da portare nella cassetta degli attrezzi magici. Andiamo al tutorial. Allora, mazzo di carte che viene regolarmente mescolato. Al momento che decidiamo di andare a prendere tre premonizioni, prendiamo tre carte uguali alla prima sul fondo, quindi prenderemo 3 10. 1 2 e 3, a posto, e siamo pronti per l'effetto. L'effetto è molto semplice. Cosa faremo? Prendiamo un break con un pull down all'ultima carta e cominciamo a sfilare le carte una alla volta, o possiamo fare a gruppetti, o addirittura possiamo fare nulla togli che ci vieta di fare dei piccoli swing cut e ci faccia dare lo stop. Immaginiamoci, dico uno stop qua. Ora facciamo il gesto di portare fuori la carta, la prima carta del mazzetto, ma in realtà noi scorriamo solo le dita e non portiamo niente. Quello che succede è questo. Vediamo di profilo. Quando siamo a metà mazzo, a metà mazzetto di quello superiore, abbandoniamo la carta al break e torniamo indietro. Così. Per cui quello che si sarà visto è che al luogo dello stop noi portiamo avanti la carta e la portiamo via. Ripetiamola, noi abbiamo questa carta al break sotto, facciamo una serie di piccoli swing cut e invitiamo lo spettatore a darci lo stop. Una volta ci ha dato lo stop, scorriamo sopra il mazzo e torniamo indietro ed estraiamo la carta. Ovviamente con fluidità, sembra una carta ma veramente scelta a caso. Poi il gioco delle parole a voi. Ora, secondo me, il mio modesto parere, come sempre, calcolando che questa routine è uguale, è praticamente l'originale proposta da Colombini, a mio modesto parere, forse, e dico forse, si potrebbero scegliere tre carte, non della prima, dell'ultima carta del mazzo, ma della prima. Questo perché? Perché presi i 3-8, per esempio, in questo caso, nel qualcosa di sistemare, lasciamo il mazzo paccenato e andiamo a mescolarlo, così che il pubblico veda il continuo cambiare della carta sul fondo e non possa magari crearsi, anche se torno a dire, queste sono menate da maghi, sono le pippe mentali dei maghi, ma comunque, sai, c'è sempre pure quello del pubblico abbastanza attento e quindi non gli capiterà assolutamente di vedere un 8, anche perché se tre stanno sul tavolo uno sta sul dorso, non può assolutamente. Quindi possiamo fare a questo punto quello che ci pare, come tirarlo fuori, non interessa,
cioè possiamo pure portarlo sul fondo e fare quella la forzatura che abbiamo fatto prima, cioè ci prendiamo un pull down all'ultima carta del mazzo e quindi quando arriviamo che ci dice stop, spingiamo avanti, torniamo indietro e scarichiamo la carta sul fondo. Ok, oppure ancora meglio possiamo fare non lo so, ricaricare 8 carte sopra l'8 e giocarci la forzatura alla nona posizione, facendoci indicare una carta da tra 10 e 20, che potrebbe essere un 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. E a questo punto 2, 1, 3, 1, 2, 3, giriamo e scusate, eccolo qua, scusate, 1, 2, 3, e poi giriamo le altre carte. Insomma, poi ve la giocate come vi pare, però penso, a mio modesto parere, che finire con il mazzo faccia in alto e quindi mescolarlo, togliamo proprio di mezzo ogni forma di pensamento, chiamiamolo così, negativo sull'effetto che stiamo facendo. Ragazzi, come sempre, vogliamoci bene. Ciao!